Buon pomeriggio a tutti, è il 23 di giugno, sono le 17, sabato, benvenuti alla diretta Facebook di quest'oggi. Purtroppo, grande novità, domani temo di non riuscire a essere online per la prima volta dopo oltre 3 settimane. Ho una domenica con un impegno familiare insieme a Federico e saremo fuori all'aperto e quindi con difficoltà di trovare una copertura rete fino a credo nella tarda serata, per cui per domani saltiamo questo appuntamento. Devo dire che anche un po' a malincuore perché era diventata un'abitudine anche per me molto, molto gradita, molto piacevole. E comunque vi do appuntamento per lunedì, dopodomani alle ore 13:30, quindi in diretta Facebook. Quindi salteremo la domenica, vi lascerò in pace almeno per il giorno festivo. Devo dire che la prima cosa che volevo, con la quale volevo cominciare, sempre ricordandovi però di condividere questa diretta, pigiando sulla freccettina, sulla scritta condividi, sia per la diretta, ma anche condividendo naturalmente il video che poi resta in replica successivamente, sia sul mio blog ivanscalfarotto.it, sia sulla pagina Facebook che su YouTube. Dicevo, dopo aver condiviso, possiamo cominciare. E volevo cominciare con una sollecitazione che mi è stata data ieri nei commenti da un'ascoltatrice, da una di voi, che si chiama Mirka Boccafogli, che mi ha detto: ma perché non parli dell'affare Consip? E devo dire, effettivamente, ne vale la pena. È una cosa di cui si parla pochissimo. C'è stato l'altro ieri un articolo di Piero Sansonetti, il direttore del Dubbio, che ha riaperto, diciamo, ha rilanciato la palla. Voi sapete questa inchiesta Consip molto importante, la Consip è la centrale degli acquisti dello Stato, si era aperta una grande inchiesta condotta dal Tribunale di Napoli, dal pubblico ministero Woodcock, che aveva portato sul banco degli accusati una serie di importanti, importantissimi personaggi, tra cui il ministro Lotti, il comandante generale dell'arma dei carabinieri del 7 e il papà di Tiziano Renzi, tanto per fare soltanto alcuni nomi. Però ricordate che questa inchiesta che dice Sansonetti comincia in un momento nel quale il PD era al 32% e che incide moltissimo sui consensi elettorali del Partito Democratico, ha poi via via quindi mostrato dei punti, non dirò deboli, ma addirittura debolissimi. Ricordate il famoso scafarto, questo carabiniere del NOE che sostanzialmente falsifica i verbali, dice di aver ascoltato una frase riguardante Tiziano Renzi che in realtà non è stata pronunciata da chi l'avrebbe dovuta pronunciare, denuncia di essere stato pedinato dai servizi segreti messi sostanzialmente alle calcagna, alle sue calcagna da Renzi che allora era presidente del Consiglio. Quindi c'è una vera e propria falsificazione, ci sono delle menzogne addirittura. Spunta a un certo punto una importante magistrata emiliana che sostiene che Scafarto sia andato da lei a dirle sostanzialmente che l'oggetto dell'inchiesta era proprio, la volontà dell'inchiesta era proprio quello di colpire Matteo Renzi, di arrivare a Matteo Renzi. E l'ultima cosa che succede è l'audizione di uno dei testimoni chiave dell'inchiesta, che si chiama Filippo Vannoni, davanti al CSM, perché il CSM adesso sta lavorando appunto sui pubblici ministeri napoletani. Woodcock è la collega che ha lavorato con lui e Vannoni sostanzialmente dice: io sono stato pressato, sono stato costretto a fare il nome di Renzi, mi hanno indicato una finestrella del carcere di Poggio Reale mentre mi interrogavano chiedendomi se io volessi fare una vacanza da quelle parti e sostanzialmente pur di uscirmene da questa situazione ho fatto il nome di Lotti che poi è stato indagato per avere in sostanza scoperto l'inchiesta, quindi aver messo in allarme eventuali indagati del fatto che appunto esisteva questa inchiesta. Ora capite che effettivamente è una roba che, come dire, anche soltanto a leggerla, cercando di tenere anche un atteggiamento il più possibile, come dire, equidistante, senza farsi, diciamo, coinvolgere dalle proprie simpatie personali. Risulta evidente che c'è qualcosa che non va. Io devo dire, sono già abbastanza stupito che questa inchiesta fosse gestita dal NOE, che è sostanzialmente il nucleo dei carabinieri che si occupa di questioni ambientali e quindi di reati ambientali in teoria, e che quindi non si capisce per quale motivo debba occuparsi di materie che nulla hanno a che fare con loro, tranne per il fatto che a quanto pare
il pubblico ministero Woodcock avesse una sorta di grande stima o di grande, una preferenza nei confronti di questi carabinieri. Comunque, diciamo, un elemento un po', già un po' strano. Ma poi il fatto che sostanzialmente man mano viene fuori che ci sono degli elementi in questa inchiesta che sono del tutto incongruenti e addirittura la falsificazione delle prove da parte di chi stava indagando e avrebbe dovuto farlo nel modo più imparziale possibile, lascia veramente esterrefatti. E devo dire che la cosa che mi ha colpito è che di questa testimonianza di Filippo Vannoni che dice sono stato pressato, in realtà i giornali hanno parlato pochissimo. Io devo dire che quando vennero fuori le prime, diciamo, voci o le prime indiscrezioni di stampa, naturalmente sul Fatto Quotidiano, sulla figura di Tiziano Renzi, ebbi occasione, ero in studio da Lilli Gruber, di dire a Travaglio che, ed era proprio l'inizio, che con lui non volevo discutere di indagini e non volevo discutere di questioni che poi molto spesso finivano nel nulla. E gli ricordai, per esempio, di essere stato il sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico che ha potuto lavorare con l'allora ministro Federica Guidi soltanto per un paio di settimane. Io ero appena arrivato al ministero per sostituire Carlo Calenda che era andato a Bruxelles e Federica Guidi, ricordate, entrò in una sorta di quello che si chiama tritacarne mediatico. Furono pubblicate le intercettazioni delle sue conversazioni private con il suo compagno. Era tutta una questione di trivelle, di petrolio, perché eravamo vicinissimi al referendum sulle trivelle, e in realtà i giornali in quei giorni non parlavano d'altro, era veramente la notizia del giorno. Ripeto, Federica Guidi fu massacrata anche perché questioni sue personali, privatissime, andarono a finire sui giornali, le sue conversazioni, le sue discussioni col suo compagno di vita. E di quell'inchiesta non si è sostanzialmente più sentito parlare. In realtà Federica Guidi non fu mai neanche indagata, ma addirittura anche il suo compagno è stato prosciolto. E quindi dissi a Travaglio: guardi Travaglio, facciamo che parliamo delle sentenze, perché le cose che lei pubblica, le sentenze che lei fa col suo giornale, poi alla fine finiscono male. Io mi chiedo perché la Guidi abbia dovuto pagare questo prezzo. Però di questa inchiesta Consip non si parla abbastanza e non si dice le cose come stanno. Adesso io cerco di esaminarla, al di là del fatto che sono un amico di Matteo Renzi e che ovviamente gli esprimo la mia solidarietà, però vorrei sottolineare che appunto il garantismo è una questione importante perché non solo dal punto di vista personale finire così massacrati sui giornali non è una cosa bella, è anzi una cosa che può segnare una vita, la vita di una persona. Ma in questo caso quello che è possibile è che questo evento abbia interferito in realtà con le vicende politiche, democratiche, con l'assetto istituzionale del nostro paese. Quindi è una cosa molto grave e sulla quale bisognerebbe prendere una posizione più ferma. Quindi io ringrazio Mirka Boccafogli che mi ha chiesto appunto che cosa ne pensassi e ora lo sapete. La mia solidarietà naturalmente va non soltanto a Matteo Renzi personalmente, però la mia indignazione di cittadino che vede, come dire, in un certo senso un'interferenza di fatti che poi dimostrano di essere inconsistenti e che incide sull'assetto istituzionale, sugli equilibri democratici del paese, mi pare il caso di esprimerla e vi chiedo di associarvi a me, e in questo senso, bisogna che queste cose non passino sotto silenzio. Ecco, mi farebbe piacere che i giornali ne parlassero un po' di più, che oltre a questa diretta Facebook e al direttore del Dubbio, anche i grandi giornali, Repubblica, Il Corriere e La Stampa, ne parlassero di più. Credo di aver già consumato un sacco di tempo, ma ci sono alcune cosette che voglio dirvi. Ancora, una riguarda l'ennesima uscita di Salvini, questa volta sui vaccini, quindi si sostituisce il ministro degli interni, si sostituisce praticamente tutto il governo, si sostituisce il presidente del consiglio che è sparito, del quale non abbiamo più notizie, si sostituisce al ministro degli esteri, oggi c'è tra l'altro l'amaca di Michele Serra che dice ma che fine ha fatto il ministro degli esteri, e si sostituisce anche al ministro della salute, Giulia Grillo, che ha dovuto dirgli guarda Salvini che il ministro sono io. Certo, c'è molta confusione. Io penso, per esempio, che non ho capito bene per quale motivo il Codacons misteriosamente abbia attaccato Roberto Burioni e abbia difeso Matteo Salvini.
Una cosa molto strana, tra l'altro non so se sapete che si è saputo che un sottosegretario al Ministero degli Interni, si chiama Luigi Gaetti del Movimento 5 Stelle, ha tenuto una riunione al Ministero degli Interni dove è sottosegretario con Dario Miedico, uno dei medici radiati dall'ordine per aver appunto sostenuto tesi antivacciniste, con Enza Blundo che è un ex parlamentare del Movimento 5 Stelle. Quindi la verità è che questo governo sui vaccini non ha ancora preso una posizione netta, sebbene appunto la Grillo abbia rintuzzato l'invasione di campo di Salvini, però quello che noi dobbiamo ricordarci e che va detto con chiarezza è che i vaccini sono indispensabili. Innanzitutto che la scienza la devono fare gli scienziati e non i politici. In secondo luogo che i vaccini sono importantissimi, non soltanto per evitare che si ammalino i bambini che non vengono vaccinati, ma anche perché non si ammalino i bambini che non possono essere vaccinati. Si parla di effetto gregge, per dire che se tutti sono immuni, anche quello che non si può vaccinare, perché magari è davvero nell'impossibilità di vaccinarsi, se c'è un'immunità generale intorno a lui, questa immunità lo protegge. Se invece si comincia a non essere vaccinati, si finisce col morire di malattie come il morbillo o malattie che ci sembrano banali. Per cui su questo bisogna essere molto netti. Da un lato c'è la scienza e dall'altro ci sono le fanfaluche, le fandonie, le scie chimiche del Movimento 5 Stelle, le polemiche sul mancato allunaggio del sottosegretario Sibilia. Basterebbe semplicemente tornare a un senso di realtà, no? Ma ci mettiamo a discutere se la Terra sia piatta o rotonda. Davvero non si capisce più in che mondo viviamo. Allora, se la scienza dice con prove appunto di sperimentali che una certa cosa va fatta, si fa e basta, non si fa speculazione politica su questo, andando poi, come succede sempre in questi casi, a toccare le persone più deboli, quelle più credulone, che sono inclini a credere qualsiasi cosa perché magari sono in difficoltà. Questa è una speculazione orribile che una certa parte della politica fa, il Movimento 5 Stelle ne ha fatto uno dei suoi marchi di fabbrica. E quindi questa cosa la volevo dire e voglio sottolineare che questa presa di posizione del Codacons mi sembra assolutamente incomprensibile. Ancora, forse l'ultima cosa. Il reddito di cittadinanza è stato stoppato dal ministro Tria. Non vedo l'ora che arrivi settembre, un po' perché andremo in vacanza, un po' tutti, ma soprattutto perché vorrò vedere la nota di aggiornamento al DEF e capire come la flat tax, costo 50 miliardi circa, e il reddito di cittadinanza, costo si dice prudenzialmente intorno ai 17 miliardi, come si potranno fare quando Tria dice chiaramente che i saldi di bilancio devono restare fermi, che non dobbiamo aumentare il debito e che dobbiamo procedere con una politica economica prudente come è stata fatta prima dal ministro Padoan. Questo dice Tria, il contrario pensano Salvini e Di Maio, lo vedremo insieme e naturalmente vi terremo aggiornati. Fatemi ricordare in chiusura che domani ci sono i ballottaggi. È importantissimo che andiate a votare, importantissimo, è importantissimo che parliate con le persone che conoscete, che vivono in comuni. Penso per esempio a Cinisello Balsamo, qui vicino Milano. Ma c'è Pisa, ci sono Siena, moltissimi comuni importanti, molto molto importanti, dove finalmente si può dare un segnale per, diciamo, sfiduciare un governo che ci ha dato già elementi in abbondanza, per prendere una posizione. Quindi mi raccomando, il voto è fondamentale, il voto nei due municipi di Roma, nei municipi di Roma, anche lì magari tanta gente non sa che si vota anche a livello municipale. Fatelo sapere ai vostri amici, ai vostri colleghi, parlatene, ricordate che il voto spesso si forma sul parere di persone che si conoscono e di cui ci si fida prima ancora che dei giornali o di altre fonti di informazione. Il voto di domenica è fondamentale. Io chiudo, non prima però di aver mandato un messaggio a una mia cara amica che si chiama Anna, la cui figlia ha avuto un orribile incidente in bicicletta ieri a Milano e sta combattendo all'ospedale San Raffaele con dei danni importanti e quindi voglio dire ad Anna che le sono molto vicino, che sto continuamente pensando a lei e ad Elisa e sono sicuro che voi vi associate al mio pensiero. Io vi saluto, vi abbraccio e vi do appuntamento, come ho detto, a lunedì alle ore 17. Ricordatevi di condividere, ricordatevi di andare a votare e noi ci vediamo presto. Ciao!